Innanzitutto, ci parli di questa realtà, quando è nata, da chi è composta, insomma, tutto quello che può incuriosire il pubblico. La squadra è nata inizialmente come squadra di Power Cherokee, hockey in carrozzina, nel 2013. Dall'estate di quest'anno abbiamo deciso di fondare anche una squadra di football, quindi di calcio in carrozzina, sarebbe appunto la trasposizione del calcio tradizionale nel mondo paralimpico. Si gioca su carrozzina elettrica, la squadra si chiama Bulls Treviso FBC e si gioca in 4 contro 4 con i portieri mobili, non fissi, e con sostituzioni illimitate, due tempi da 20 minuti ciascuno senza interruzioni, con minuti di recupero come nel calcio, e una regola particolare è quella del 2 contro 1, ovvero due avversari non possono contendere la palla contro l'avversario da solo nell'arco di 3 metri, quindi nell'arco di 3 metri ci possono essere solo uno contro uno e non possono entrare più di 3 persone della stessa squadra in area. Quest'anno avremo delle trasferte impegnative nel girone, avremo Torino, Venezia che è campione d'Italia di quest'anno e Sabbioneta che è vicino Mantova. E sarà un campionato sfidante, sarà un campionato tosto, perché avremo squadre che sicuramente molto più esperte di noi, una tra l'altro appunto campione d'Italia non per niente, quindi sarà insomma motivante, ecco. I vostri obiettivi comunque quali sono? Diceva il sindaco Mario Conte, vi vogliamo vedere partecipare ma soprattutto vincere, ecco, sarà un campionato sfidante come hai detto giustamente tu, ma a che cosa puntate in concreto? Ma in concreto allora noi diciamo dietro la voglia comunque di divertirci, di dare il meglio, c'è cioè quella di vincere. Noi siamo insomma comunque competitivi, appassionati di questo sport, quindi il nostro obiettivo sarà prendere partita per partita, dare il meglio, imparare il più possibile essendo il primo anno e cercare sempre di lottare. Sapremo che non potremo avere un dominio del gioco nel primo anno, però quello che faremo è sicuramente approfittare delle occasioni che in cui saremo bravi a fare in modo che gli avversari ci concedano. Sicuramente ci sono delle spese da affrontare, in tal senso avete già trovato, immaginiamo, degli sponsor, siete alla ricerca? E noi abbiamo appunto delle spese molto impegnative, perché al di là delle trasferte che richiedono appunto un pullman dedicato e i giocatori hanno bisogno della doppia carrozzina. A questo proposito la carrozzina professionale da football costa 15.000 euro, quindi è il prezzo di una macchina praticamente, e essendo per ora in 7 giocatori comunque diventa una spesa insomma ben impegnativa. Noi abbiamo fortunatamente delle carrozzine da hockey che adattiamo al football, ecco. Non sono quelle professionali da football, ma fanno comunque il loro lavoro. Abbiamo per fortuna degli sponsor che portiamo dall'hockey, che sono in particolar modo CEV, Centromarca Banca e altri che ci aiutano. Però siamo sempre alla ricerca, se possibile, di qualcuno che ci possa aiutare, perché è davvero, diventa impegnativo anche sostenere le trasferte e i costi di gestione, anche il ricambio delle batterie e le rotture. Quindi chi vi vuole sostenere che cosa deve fare? Lanciamo un appello dunque ai potenziali sponsor. Beh, ci può contattare il nostro presidente, il nostro vicepresidente, può contattarci sui social senza problemi, ci trova sotto il nome Treviso Bulls e lì si può attivare una collaborazione oppure appunto una sponsorizzazione o piuttosto che una donazione spontanea, per noi è sempre ben apprezzata e sicuramente faremo in modo che questa venga riconosciuta anche poi sui social, giustamente per dare ecco un sostegno anche a chi fa la donazione in vista della loro generosità. Sicuramente è un bel progetto quello di collaborazione tra Treviso Football Club e Treviso Bulls. Come è nato il tutto? Il tutto nasce spontaneamente e, come molti di noi credono, le cose più spontanee nate dal cuore sono quelle che normalmente ottengono maggiori risultati. Una telefonata assolutamente informale del sindaco che chiede di incontrare i ragazzi e praticamente è nato tutto il progetto. È chiaro che dalla fase più passionale siamo passati al formale e quindi con la stesura di un accordo
nel quale condividiamo mission e vision di questa iniziativa. Lo sport diventa il fine, come avete visto anche durante la conferenza stampa, non si dimentica il fatto che bisogna ottenere dei risultati, ma lo sport anche come strumento, un modo più facile per raggiungere chi è un po' più timido, chi è meno temerario, ma che ha la stessa voglia di poter fare qualcosa. Voglia e anche possibilità, perché non tutti sanno che è possibile fare questo tipo di attività e quindi è anche un modo per promuovere questo tipo di disciplina. Certo, vede, in questo caso quando si entra in questo mondo la sorpresa più grande non è tanto la voglia, c'è in moltissime persone, ma diventa anche difficile economicamente poter realizzare questi obiettivi. Considerate che solo una carrozzina da gioco costa 15.000 euro e muoversi bisogna essere sempre in due e ovviamente ci vuole un mezzo di trasporto appropriato. Come Treviso Football Club siamo certi di poter aiutare anche in questo i nuovi Bulls. In quali altri modi si svolgerà la collaborazione, intendiamo dire a livello di condivisione di spazi, come si svolgerà il tutto in pratica? Sì, la prima cosa è tramite Bulls aumentiamo la sensibilità e la sensibilità la aumentiamo con i messaggi che possiamo dare anche ogni giorno e soprattutto ogni domenica nel campo di calcio. Però giustamente lei dice ma nel concreto finalmente avremo uno spazio riservato e agibile da tutte le persone che ovviamente hanno un trasporto tramite una carrozzina o meno elettrica. La seconda cosa, il Treviso metterà a disposizione tutti i suoi servizi, quindi dall'ufficio stampa, l'ufficio marketing, l'ufficio relazioni con il pubblico, le questioni amministrative. Non dimentichiamoci che dietro ad ogni squadra, ad ogni team c'è una federazione, ci sono i comitati e noi abbiamo intenzione anche di seguire i suggerimenti che ci vengono dati. Non da ultimo, proprio ieri anche la FIGC ha sposato questo nostro progetto e adesso vedrà anche lei come formalizzarlo come federazione. Quindi dal punto di vista pratico i Bulls utilizzeranno tutti i comparti, tutti i settori funzionali alla loro attività, dall'amministrazione commerciale alle pubbliche relazioni, le classiche di un'azienda, le classiche di un team sportivo, le classiche per i Bulls.